Al sesto giorno di ritiro arriva la prima uscita stagionale del Lecce, quella del pomeriggio contro i dilettanti della Val di Fiemme. Poco più di un allenamento per i giallorossi, d'altra parte degli orossi ha chiesto alla società un programma di amichevoli contro formazioni di categoria inferiore, proprio per dar modo ai suoi calciatori di giocare senza particolari assilli, continuando in qualche modo anche durante le amichevoli la preparazione. Il test contro il Val di Fiemme chiude la prima settimana di lavoro dei salentini, per domani è in programma la prima giornata di riposo assoluto, una settimana nella cui parte iniziale la pioggia ha creato qualche problema a Rossi e ai suoi giocatori. Sì, lo sta creando soprattutto per quel che riguarda la parte tattica, la parte tecnica, perché essendo la temperatura abbastanza bassa è difficile tenere 30 giocatori sotto l'acqua. Ha dovuto cambiare un po' il programma di questi primissimi giorni? No, per il momento non abbiamo cambiato ancora niente, anche però se dovesse continuare dobbiamo fare di necessità virtù, bisogna inventarsi qualcosa. Cosa mira la preparazione nei primissimi giorni di ritiro? Ma nei primissimi giorni di ritiro diciamo che è un contenitore, lo dobbiamo riempire, poi piano piano dovremmo selezionare e andare più su un discorso di qualità, adesso è più un discorso di quantità. Al di là del fattore meteorologico, comunque soddisfatto dei luoghi e delle attrezzature che ha trovato qui a Cavalese? Sì, le avevo già viste, sono idonee per una squadra che deve fare la preparazione. C'è solo questo problema delle condizioni climatiche, però e questo siamo nelle mani di Dio sotto questo punto di vista. In attesa che tra qualche giorno si unisca al gruppo Donadel, Rossi, che ieri ha salutato l'arrivo in ritiro dell'ex regino Zoppetti, mentre Cirillo ha salutato i giallorossi per aggregarsi alla regina, si ritrova ad allenare a Cavalese un gruppo decisamente numeroso, composto da 31 elementi. Ma penso che è un problema che d'ora andando in avanti bisognerà conviverci. È chiaro che 32 sono tanti, anche se abbiamo molti, molti ragazzi che del settore giovanile che giustamente fanno la preparazione con la prima squadra, anche perché saranno il nostro futuro. C'è qualcuno più pronto, qualcuno meno pronto, qualcuno più vicino alla prima squadra, qualcuno che non conosco bene, che quindi avrò la possibilità di tenerli questi 20 giorni, poi magari faremo delle scelte, qualcuno magari ritornerà con la primavera. Si aspettava comunque di ritrovare un gruppo praticamente identico a quello che ha chiuso lo scorso campionato? Onestamente no, anche se devo dire dopo le prime avvisaglie del mercato sapevo che avrei trovato lo stesso gruppo. Contento di questo o magari sarebbe stato meglio cambiare qualcosa? No, in considerazione del fatto che gliel'ho detto ai giocatori, io sono per voi quest'anno il vostro nuovo allenatore, mi vorrei che mi consideraste come allenatore che non è rimasto gli ultimi 2 mesi l'anno scorso. Questo mi ha agevolato perché li conosco sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista psicologico, però si ricomincia da capo. No, invece io sono soddisfatto, anche perché l'ho sempre detto, questa è una squadra che ha delle qualità, molte volte non si è dimostrata squadra, però ha delle qualità e su questo dobbiamo ripartire. Su questa base potrebbe essere una delle favorite se dovesse rimanere questo gruppo nel prossimo campionato, malgrado in tanti pronostichino in questo momento la Sampdoria come la vera formazione da battere. Ma diciamo sulla carta siamo competitivi, anche molto competitivi. Però anche il campionato l'anno scorso di Serie B ci insegna che altre squadre sulla carta non erano competitive e hanno vinto il campionato. Diciamo che l'ultimo giudizio lo dà sempre il campo. È chiaro che noi sappiamo delle nostre qualità, sappiamo delle nostre forze, però le dobbiamo trasformare in campo, se no rimangono solo potenziali. La rosa del Lecce è probabilmente destinata nelle prossime settimane a subire qualche variazione. Le voci di mercato continuano a parlare con insistenza dell'interessamento di Torino, Bologna e Sampdoria per Conticchio ed è plausibile che il Lecce cerchi di cedere qualche attaccante visto il numero abbondante di punte che Rossi ha con sé a Cavalese. Diciamo che il Lecce pesca bene soprattutto negli attaccanti, perché ha degli attaccanti secondo me di valore. È chiaro che dovrò cercare di farli convivere e soprattutto devono sapere che giocare attaccante non è solo in funzione del gol ma in funzione
della squadra. Aspettando Donadello, per il momento di nuovi a disposizione abruzzese, Rullo, Corallo, Osorio, come li ha visti in questi primi giorni? Ma in questi primi giorni abbiamo fatto quasi nulla dal punto di vista tattico, dal punto di vista fisico li ho visti che sono venuti abbastanza preparati, penso che siano idonei per stare nel nostro gruppo, e poi quello che riserverà il domani lo andremo a verificare. Le ha chiesto grandi motivazioni, entusiasmo ai giocatori di affrontare questa stagione con il Lecce, e per il momento ha avuto qualche indicazione in questi pochi giorni? No, le motivazioni ci sono, le motivazioni quasi se non ci fossero, anche perché sappiamo che veniamo da un'annata che non abbiamo fatto bene. E penso che le motivazioni più che nei confronti degli altri dobbiamo avere nei confronti di noi stessi, perché le motivazioni devono partire dal di dentro, cioè sapendo che magari siamo stati al di sotto delle nostre possibilità e quindi adesso abbiamo quest'anno la possibilità di rifarci, magari facendo anche tesoro degli errori del passato, anche magari un pizzico di bagno d'umiltà che ci vuole in queste circostanze, soprattutto non pensare che è sempre colpa degli altri, ma bensì anche colpa nostra se le cose non sono andate per il verso giusto. Da carolese vuol dire qualcosa ai tifosi? Ai tifosi no, non voglio dire niente, anche perché le parole in questo momento, ma sempre in generale, possono essere smentite il giorno dopo. Noi abbiamo il dovere e il diritto di riscattarci, non lo dobbiamo fare a parole e dire andiamo da questa parte o da quest'altra, dobbiamo dimostrare sul campo, soprattutto dimostrare attaccamento a questa maglia, perché in un calcio che sta cambiando io ci credo ancora a certi valori, per me la maglia è ancora importante e penso che i tifosi vogliono questo, voglio vedere gente che lotti per questo.